Bentornati allo Zeochroma, ragazzi. Oggi siamo qui per portare una top sui videogiochi sconosciuti. Ve lo dico da adesso, chiaramente c'è qualcuno che alcuni titoli li conoscerà, ma soprattutto ci sono due titoli che in realtà i videogiocatori più esperti considereranno famosi, lo so già. Tuttavia, per il mercato in generale o per il casual gamer non è così. Il mio obiettivo, soprattutto l'obiettivo di questo secondo video sui videogiochi sconosciuti, è proprio aiutare a scegliere un videogioco a questa tipologia di videogiocatori che magari vogliono provare qualcosa di nuovo e cercano su YouTube appunto dei videogiochi da comprare. Detto questo, non mi perdo in ulteriori chiacchiere e direi di iniziare. Questo è forse il più demenziale, ma mi ha strappato diverse ore di risate. Pansu Hunter, ritorno agli anni 90, è una novel completamente in inglese. Il gioco è caratterizzato da un comparto artistico ispirato ai cartoni animati anni 90. Il disegno a mano esprime caldamente tutto quello che deve arrivarti graficamente. Pansu Hunter, ovvero cacciatore di mutande, ci vede nei panni di un protagonista che vuole rubare le mutande delle ragazze che frequenta, convinto che l'intimo di una persona dica tutto. Ad ogni modo, questa novel vi terrà compagnia e vi rilasserà, raccontandovi una bella storiella per diverse ore. White Shadow è un videogioco narrato con la tecnica dello show don't tell, proprio come Little Nightmare, Inside o addirittura Limbo. A differenza di questi, però, posso dire che l'ho trovato molto più cupo e violento. Ragazzi, appena potete recuperatelo perché a volte è esagerato oltre ogni immaginazione. Non vi voglio dire nulla sulla storia, ma immaginatevi una cucciola di corvo in un mondo dominato da ratti e lupi. Dimenticavo che è in inglese, ma tranquilli, è inutile perché non ci sono dialoghi. Nostalgic Train è un walking simulator che racconta una storia commovente, ricorda moltissimo What Remains of Edith Finch o Gone Home, per chi li avesse giocati. Ci troviamo in Giappone e la storia inizia ad una fermata del treno. Muovendoci, il gioco ci accompagnerà mano nella mano nei flashback della protagonista della storia. Dovremo raccogliere indizi, ricordi, note scritte e ricostruire tutti gli avvenimenti. L'ho apprezzato veramente tanto. Endzone, a world apart and city builder post-apocalittico che mi ha affascinato. Ve lo dico, io non riesco a divertirmi con i gestionali, perché non sono il mio genere, quindi è normale. Magari a molti di voi non possono piacere i giochi di guida, per esempio. Eppure, Endzone, probabilmente per il contesto post-apocalittico, mi ha catturato. In questo survival dobbiamo ricreare la nostra civiltà dopo una catastrofe nucleare che ha spazzato via tutto quello che vi era nel territorio. Una delle meccaniche che ho adorato di più si rifà alle radiazioni. Dovremo stare attenti a cosa bere, mangiare o addirittura a cosa raccogliere. Mi ha ricordato tantissimo Fallout, ragazzi. Piano piano avremo attrezzature che ci permettono di, passatemi il termine, pulire gli oggetti. Ma inizialmente sarà tosta. Per chi ama il genere, secondo me, non potrà farne a meno. Rogue Lords è un videogioco pubblicato da Nacon molto carino. È un roguelike che vede il giocatore impersonificare il diavolo, con un gameplay a turni che presenta molte meccaniche conosciute e alcune uniche. Non vi sto a spiegare il sistema a turni, vi basta sapere che è molto classico e mai banale. Nonostante questo, vi è una componente che rende tutto più divertente. In Rogue Lords si può barare. In qualità di diavolo in persona potremmo usare i poteri demoniaci per one-shottare un nemico, ripristinare la vita di una delle nostre unità, insomma possiamo fare qualsiasi cosa. Detto ciò, non pensate che sia un titolo semplice, è pur sempre un roguelike e andando avanti ne vedrete delle belle. Una cosa posso dirvela, ragazzi, Rogue Lords è stato in grado di divertirmi per molte ore. Mi piange il cuore a dover piazzare Far, Long Sails, in questa posizione. Questo fa capire quanto i giochi seguenti mi siano piaciuti, ma Far, in particolare, è qualcosa di suggestivo e malinconico, emozionante e intrigante. Non so veramente definirvi cosa è in grado di lasciare questo titolo, ragazzi. Caratterizzato da una narrazione muta, sì, anche questo gioco, e lascia al giocatore libera interpretazione. In Far, quel che è certo è che il protagonista dovrà far partire una barca completamente da solo, affrontando qualsiasi ostacolo gli si presenti in mare. Permettetemi di dire che questa gemma è un inno alla solitudine, accompagnato da una fantastica colonna sonora.
Di giochi emozionanti in questo periodo ne sto giocando veramente molti, è vero. Best Month Ever è tra questi. Luis, una giovane donna a cui rimane un solo mese di vita, deve cercare di sistemare Mitch, il suo bambino di appena 8 anni. Durante il viaggio, le scelte della donna influenzeranno il carattere del bambino e quindi la persona che diverrà da adulto, nonché a fine gioco. Le nostre scelte saranno quindi fondamentali per sbloccare uno dei 9 finali. Una particolare telecamera ed una grafica molto nostalgica per un videogioco ambientato negli anni 60 creano un'atmosfera fantastica, assolutamente da giocare. Sul gradino più basso del podio, Broken Age. Ideato dal papà di Grim Fandango, Broken Age è un'avventura grafica punta e clicca con una storia molto matura e ispirata al massimo. Non conoscevo il gioco, l'ho trovato nella libreria preso chissà come, ma quando lo scaricai e lo giocai, me ne innamorai. La trama narra le vicende di Shay e Bella, due ragazzi completamente opposti in tutto. Pensate che il primo è una persona prettamente isolata, costretta a vivere in un'astronave che gli fa quasi da mamma, gli prepara la colazione, gli fa il bucato, è iperprotettiva, cose simili insomma. Bella invece è una ragazza abbastanza libera di uscire per il suo villaggio, ma è destinata ad una macabra fine. Mog Chotra, un mostro che si fa vivo ogni tot di tempo, la richiede agli abitanti come tributo per divorare e non distruggere qualsiasi cosa nel villaggio. Ebbene Bella vuole invece combattere il mostro. Le due avventure ci porteranno quindi ad intrecciare le storie dei due, che si troveranno a vivere vite diverse da quelle che hanno sempre portato avanti. Una perla da videogiocare assolutamente. La medaglia di argento l'assegno ad Outer Wilds. È una stretta allo stomaco per me parlare di questo titolo. Qualcuno ha visto da Instagram che lo amo tantissimo, eppure non sono mai riuscito a descriverlo del tutto. Ogni volta che prendo in mano la penna per scrivere una teoria o semplicemente la storia, lascio stare. Cosa che vorrei fare in questo momento è piazzarci un altro gioco, ma no. No. No, ragazzi. Fidatevi di me, dovete assolutamente giocare Outer Wilds. Non so se c'è ancora su Game Pass, in caso non costa molto, mi sembra 15€ e forse anche 10 scontato. Cercate di giocarlo, ragazzi. Se cercate un'avventura con 300 indicatori che vi costringono ad andare dove dovete, ma invece vi mette il pad in mano e vi dice «Ok, si salta con X, corri con la levetta, ora esplora e cerca i tuoi compagni esploratori spariti prima di te». Non sai cosa fare lì per lì. Ti ritrovi costretto a parlare con le persone che non conosci. Sei obbligato ad esplorare per capire dove ti trovi, chi sei e cosa stai facendo. Magari c'è un sasso in un angolo di una miniera e se lo tocchi muori. Oppure una stanza che cambia di gravità, così come ogni pianeta. Ad un certo punto del gioco sbloccheremo la navicella spaziale con la quale potremmo vagare per la galassia, esplorando diversi pianeti del sistema solare, ognuno con i suoi segreti ed ognuno con la sua gravità. Insomma, starà a noi scoprire il tutto. Se siete delle persone curiose, amate gli enigmi, ma soprattutto le storie contorte, questo gioco fa assolutamente al caso vostro. Vince la classifica Psychonauts 2. Fermi. Lo so cosa stanno pensando alcuni, minchia sconosciuto. Beh sì, ve l'avevo detto che molti di voi due giochi li avrebbero riconosciuti subito. Eppure ho incontrato tantissime persone che Psychonauts 2 non sanno nemmeno cosa sia. Addirittura pensate che ho conosciuto chi era convinto che fosse un'esclusiva Xbox. E da qualche video ho notato che non sono l'unico youtuber ad aver riscontrato questo problema. Potete benissimo giocarlo su PlayStation 4, ragazzi. Se non avete toccato il primo su PlayStation 2 o Xbox, magari perché era in inglese, tranquilli. Vi è il riassunto della storia d'inizio gioco. Comunque, Psychonauts 2 è un miscuglio di idee enormi sviluppate bene, un comparto artistico fenomenale, un gameplay troppo divertente per chi come me è cresciuto con il Trio delle Meraviglie. Esattamente come Sly, Ratchet & Clank Psychonauts è un platform che crea un suo universo, ha i suoi personaggi e le sue ambientazioni, arrivando l'anno scorso a giocarsi anche il GOTY con altri bei titoli. Anzi, permettetemi di dirlo, obiettivamente trovo Psychonauts più maturo, in quanto alcune cose come quelle delle situazioni psicologiche vengono trattate e interpretate con una semplicità magistrale, quali solo poche persone arrivano a capire. Grazie per la vostra importantissima visualizzazione.